Piena e che l'avrei fissata come ultimo orario. Sì, lei voleva venire intorno alle 7. Ma io l'ho messa alle 20:30. No, lei ha detto che per quell'ora lei esce, quindi non era adatto per lei, però alla fine ha detto va bene, dai, vengo lo stesso. Ma te la ricordi quella? Te la feci vedere? Le foto del mio fidanzato, ma ho lasciato stare, no? Dopotutto è stupido litigare per qualche like, no? Alla fine non è stato lui a mettere like, ma a me la cosa dà fastidio lo stesso, quindi certo che mi vendicherò, cosa pensi? La tratterò un po' male appena arriva. Salve. Benvenuta Francesca. Benvenuta. Sì, certo. Sono io che ti truccherò oggi. Sì, hai parlato con me 2 settimane fa. Hai avuto il Covid? Oh no, non sei mai stato meglio. Oh. Figuriamoci quando sta male. No, niente. Beh, qual è l'occasione per la quale ti devo truccare? Ma vai a una festa di compleanno? Beh, allora ci dobbiamo sbrigare tardi, sono le 20:30, immagino che tu arriverai in ritardo. Ho capito. Che trucco vuoi? Sui colori chiari. Però senti, la tua faccia con colori chiari non è che cambi poi molto.
senza marca. Sì, senza marca. No, pensavo fosse una di quelle borse carine, tipo quelle che ho io. No, io so, compro soltanto firmato, non sia mai, io non compro cose così. Sì, dovresti comprarle un po' più piccole le borse quando non sono firmate, almeno si nota meno. Sì, si nota meno che hai con te qualcosa che non è di valore. È un piccolo consiglio che ti do, non è che mi intendo solo di estetica, anche di moda. No, nulla, nulla, nulla. È che io sono abituata semplicemente un richiamo ad osservarti meglio quando ti vesti. Sì, perché ho visto che metti delle foto su Instagram, no? Gli scatti che ti fai, dovresti mettere roba più carina, quantomeno. Io non ci andrei mai a una festa vestita così, eh. È solo un consiglio, non è un voler. Va bene, passiamo al trucco perché poi si fa tardi, secondo me. Comunque, anche se non hai messo la crema, possiamo andare direttamente di trucco. Non è necessario, non se ne accorgerà nessuno che non hai messo la crema, non ti preoccupare. Ah no, aspetta, ho dimenticato di scuoterlo. Sì, ma sulla spugnetta li vado a mettere. No, non ti devi muovere mentre ti trucco. Cioè, non sei mai andata dall'estetista a farti truccare. Altrimenti che il lavoraccio verrà fuori.
tonalità qui, guarda, te la faccio vedere meglio, vedi, questa tonalità qui, vedi, guarda, non basterebbe nemmeno un quintale di questo acido ialuronico colorato, sempre quella è la faccia che ti ritrovi. Dimmi, ce l'hai, ragazzo? Ce l'hai, ragazzo? Rispondi, ce l'hai, sì o no? Aspetta, a me non ti sembra di avermi vista già da qualche parte? Sui social, su Instagram, qualche foto. Ne stai cercando uno, suppongo. Ma ridotta in quello stato non puoi trovare un ragazzo, tesoro mio. Ti devi curare. Un ragazzo non guarda soltanto il carattere bello di una persona, guarda anche l'aspetto estetico. Non prendiamoci in giro. Se sei brutta, chi ti vuole? No, non sto dicendo che sei brutta. Dico che bisogna curarsi costantemente per impedire alla bruttezza di aderire sul nostro volto. Siccome è noto che tu ti curi poco, non vorrei, sei giovanissima ancora, è presto per diventare bruttissima, però magari se tu ascoltassi i miei consigli ti curassi di più, quello vuol dire. No, io non offendo mai, non mi permetterei mai. Quindi stai cercando un fidanzato? Dimmi, come lo trovi il fidanzato tu? Cioè, come, che tecnica usi proprio? Come ti approcci? Sì, perché adesso ci sono i social e... Non molto alto. Ah, ok. Occhi quasi chiari. Sì. Ho capito. Ah, cerchi su Instagram le foto dei bei ragazzi. Oh. Lo sapevi però che non è tanto buono fare questo tipo di ricerche su Instagram o sui vari social? No, perché non puoi mai sapere la gente che vai a conoscere. Magari poi, non lo so, capita che vai a incontrare qualche pervertito o qualche persona cattiva. Che ne sai? Che ti vuole usare? Che ne sai? Sì, magari solo per passare un po' di tempo con te, quando si stanca se ne va. Metti like per attirare l'attenzione su di te. Oh, usi il vecchio metodo, praticamente il metodo più antico del mondo, certo. Ma guarda, ad onor del vero, se ti posso dare un consiglio.
ne frega niente, non se ne frega niente, non te ne frega niente. So. Secondo me dovresti assolutamente cambiare metodo. Sai perché ti dico questo? Cara Francesca, perché tu non conosci me. Hai detto di non avermi mai vista. Ma io conosco te attraverso Instagram. Volta che hai lasciato like al mio ragazzo. E fatalità, adesso ti trovo qui nel mio studio per la prima volta a truccarti. E tu hai detto di non avermi mai vista. Lasci fin troppi like al mio ragazzo e la cosa mi infastidisce non poco. Non ti preoccupare, non ti sto truccando come un pagliaccio. Sei già un pagliaccio. No, non mi devi chiedere scusa. Devi stare semplicemente lontana anni luce dal mio fidanzato. Se vuoi andare d'accordo con me. Se vuoi andare d'accordo. Come agisci e se fossi fidanzata, come ti comporti quando vuoi conoscere qualcuno e in effetti hai detto che lo riempi di like. Sappi che stai riempiendo di like la persona sbagliata. Beh, adesso sai che esistono anche quel genere di foto sul profilo Instagram del mio fidanzato. Ti conviene girare un po' alla larga, ammirarlo, ma solo da lontano. Sì, va a trovare qualche altra cavia. Sì. Io con te ho finito. Non abbiamo più nulla da dirci. Devi andare alla cassa adesso e pagarmi. E siccome non mi sei così tanto simpatica, il trucco di oggi, dato che ho superato anche l'orario dello studio come apertura, ti verrà a costare il doppio. Sì, è vero, ti ho messa io a quest'ora, ma ho deciso io di tenere lo studio aperto fino a quest'ora e di fare l'extra, lo straordinario. E siccome il mio tempo è denaro, potevo chiudere prima, non l'ho fatto. Chi viene dopo l'orario di chiusura, anche se l'ho inserita io, mi deve pagare il doppio, specialmente tu che non mi sei tanto simpatica. Prego, vai alla cassa, la mia collega ti farà gentilmente la fattura.